È stata una cosa così decisa, così con molta serietà e molta semplicità. Me l'hanno chiesto e ho pensato un po' e poi ho deciso di sì. Vada come vada, sono una semplice casalinga con un grande amore per Fano e che soprattutto vorrei vedere Fano incorporata nella regione Marche, cosa che comunque tutta la provincia di Pesaro non la vedo, non la sento. Non mi è piaciuto questo governo della città e soprattutto sono una che non ha mai cambiato bandiera e io ci tengo a dire che sono di sinistra, non estremista, e condivido le ragioni di chi mi ha proposto di farlo. Io non sono abituata a far promesse, io sono abituata a dire le cose in faccia delle cose che mancano, credo che ci voglia tempo e soprattutto serietà nel farle. Io non sono per le cose alte, sono per la serietà, per la concretezza. Credo che la vita quotidiana sia la cosa più importante per poter vivere meglio, però ci sono delle priorità come il lavoro, la salute e la scuola, la cultura, sono queste le cose a cui tengo. In questo momento la mia priorità è il porto, cercare di far tornare il porto per poterlo vivere come era tanto tempo fa. Un'altra cosa, la mia serietà, non ho peli sulla lingua, questo lo potete dire tranquillamente e se volete anche dire un mio motto, una casalinga pronta a spolverare la polvere della vecchia politica, è ora di far basta.